meno da 5 anni e ci stiamo muovendo in vari ambiti, sul turismo, sul sociale, sulla rivalutazione del borgo. Ringraziamo intanto innanzitutto i ragazzi di Sanete Mobili, Francesco, Comune della Spezia e l'assessore Parodi per averci dato questa possibilità di cambiare un po' la visione della piazza, dando anche un senso di quello che è il riciclo che noi portiamo avanti già con Pita in Cantina, con il materiale compostabile. Non usiamo plastica, non usiamo bottiglie di vetro, non usiamo niente, solo materiale compostabile. In più abbiamo da qualche anno istituito dei laboratori di riciclo e abbiamo fatto proprio anche delle fioriere che hanno abbellito il borgo durante la festa, e adesso arriviamo proprio a cambiare anche quello che è l'arredo urbano con del materiale riciclato. Dall'anno scorso, ovvero da quest'anno, siamo entrati in Borghi Autentici d'Italia, che è un'associazione che racchiude tutti quelle borghi, paesi che esprimono un senso di autenticità della comunità che ce la vuole fare. E da aprile, adesso partirà aprile, comunque l'anno 2017 è l'anno che il Ministero del Turismo decreta l'anno dei borghi, e quindi come all'interno dell'Associazione dei Borghi d'Italia siamo diventati anche uno dei 1000 borghi celebrato dal Ministero. Infatti ci stiamo muovendo anche con altri assessorati, per esempio ieri abbiamo fatto una riunione con l'assessore al turismo Luca Erba per cercare di migliorare quello che è l'aspetto, la percezione del paese anche a livello turista. Quindi metteremo delle insegne, metteremo dei pannelli, già l'abbiamo fatto gli anni scorsi con dei monumenti, con la chiesa, con la scuola, un racconto di quello che è l'edificio, un racconto di quello che è la storia del paese, e cercheremo adesso di darci una sterzata in più, perché siamo proprio all'inizio delle celebrazioni dell'anno dei borghi. Francesco, raccontaci del panchino. Allora, salve a tutti, sono Francesco Frassinelli, sono responsabile del laboratorio Diversamente Mobili, che è un laboratorio di falegnameria che fa capo al centro ASSO, centro socioeducativo, nella ex scuola Contremoli alla Spezia, che è una struttura comunale, quindi abbiamo come partner il comune della Spezia. Armando, Giacomo, Federico, Maurizio e poi anche altri ragazzi, Alberto, Iuri, Francesca, fanno tutti parte del laboratorio. Sono i falegnami che hanno operato a queste qua. Adrian, scusate. giusto. Dunque, il laboratorio è già un po' di anni, sono 5-6 anni che è attivo, e questo è un ottimo traguardo, insomma, quello di questa giornata e di questo progetto. Per questo ringraziamo ovviamente l'assessore Parodi, con cui poi abbiamo collaborato per arrivare a questo progetto.